Antonio, 3 vittorie in 6 giorni che fanno morale, ma fanno soprattutto classifica in vista del rush finale. Sì, 3 partite fondamentali per comunque dare un segno a questo campionato. Sicuramente la partita quella con il Perugia di sabato sarà una partita tosta che dovrà dirci effettivamente chi siamo. E ha dato, ha dato morale, ha dato comunque consapevolezza alla squadra e speriamo di ripeterci ancora nel proseguo del campionato. Non era scontato far 9 punti, soprattutto con dei giorni di riposo in meno rispetto alle altre squadre. Sì, è stato un tour de force, per fortuna comunque abbiamo una rosa che ci permette di avere più soluzioni e quindi abbiamo gestito bene le forze che avevamo e credo che abbiamo fatto un trittico importante. Tu parlavi di soluzioni, chiaramente parlavi di uomini, però si è visto anche un Modena camaleontico, nel senso che l'allenatore ha cambiato modulo più volte. Sì, abbiamo provato diverse soluzioni e credo che comunque abbiamo interpretato al meglio quello che ci era stato chiesto dall'allenatore e abbiamo delle opportunità in più da utilizzare durante queste ultime 12 partite. Una classifica molto corta, questo significa che il margine d'errore è sempre più basso. Sì, sarà un campionato che comunque sarà da lottare fino alla fine perché comunque non c'è la squadra che sta ammazzando il campionato, è una classifica molto corta e quindi bisogna giocare queste 12 partite come se fossero tutte delle finali, sapendo appunto che non bisogna perdere di vista quello che è il nostro obiettivo. La partita col Perugia è la prima di un altro trittico di sfide importanti. Sì, è la partita diciamo che è importante, come sono importanti le altre 2 che dovremo affrontare, come sono importanti le altre 12 che ci abbiamo ancora davanti. Arriviamo in un momento comunque che abbiamo fatto 3 vittorie di fila, siamo in fiducia e dobbiamo poi dimostrarlo anche sul campo. Affrontate un Perugia che qua all'andata ha vinto 1-0, dimostrandosi una squadra molto fisica, con giocatori di categoria, ma anche elementi di categoria superiore. Sì, sicuramente Perugia è una squadra che si presenta da sola, comunque non è... è una squadra che è scesa dalla Serie B, che comunque ha fatto un percorso fino adesso per provare a vincere anche loro il campionato e sarà una bella partita. Partita come te la immagini? Una sfida a scacchi, fisica, combattuta? Che genere di gara ti aspetti? Sicuramente ci sarà molto sviluppo sia da una parte che dall'altra, quindi azioni da una parte e dall'altra, sarà una bella partita da vedere e una partita da giocare, sempre concentrati, sempre con la giusta attenzione, non sbagliando l'atteggiamento che è quello che ci sta facendo fare la differenza e quindi sarà un pochettino quella la chiave del match.